alla fiera della piccola e media editoria con Stefania Giacomini. Bene. E questa volta, attrice di Italy, giornalista di Rai, esperto di moda, ha pubblicato il suo primo romanzo che si chiama Shopping Pericoloso. Perché? E perché diciamo ha una doppia accezione in realtà. Uno pensa a Shopping Pericoloso, ah vabbè, si tratta di ragazze un po' spendaccione. In realtà no, sono ragazze che amano la moda, personaggi completamente inventati, che incontrano personaggi e personalità vere della moda, che sono esistite e coesistono, ma che sono state prese di mira però per questa loro avventura, un viaggio a Lisbona e a Roma, da una banda dedita al racket delle schiavitù. E perché si parla di Lisbona e di Roma? Lisbona perché ci ho vissuto per un periodo di tempo, ma è anche considerata una città veramente cool, molto, molto alla moda, diciamo. E Roma perché è il tempio della grande moda e dell'alta moda. Le ragazze come si chiamano? Che cosa fanno? Dunque, sono diversissime tra loro. C'è una blogger definita svedese, molto seguita nel suo, appunto, nel suo percorso social. Poi c'è una manager anglo-brasiliana, però non vi rivelo effettivamente cosa fa in realtà, e una terza che è un'architetta franco-giapponese molto amante della moda, che ancora non sa che cosa vorrà fare da grande. Si parla anche d'amore in questo libro? Assolutamente sì, c'è un incontro amoroso. Beh, quindi tutti i segreti li scopriremo comprando questo Shopping Pericoloso, edizione All Around, prossimo libro. Mi auguro proprio di sì, grazie, grazie mille. Intanto compratelo. Ciao.